comunità Laudato Si di Stupinigi nasce dall'incontro di giovani e meno giovani che provengono da realtà differenti, dal mondo dell'associazionismo, dal mondo delle parrocchie e persone che sono abituate su questo territorio a portare avanti la vita di comunità attraverso l'impegno, attraverso il volontariato, attraverso la solidarietà. Nasciamo nel 2018 attorno ai valori e ai principi espressi nell'enciclica di Papa Francesco e cerchiamo di interpretare questa enciclica attraverso alcune iniziative molto specifiche. Da ormai più di un anno abbiamo attivato con il progetto Impastiamo Umanità un forno sociale, un forno solidale per produrre pane, ma soprattutto per impastare umanità, per incontrarci e attorno al gesto dell'impastare e del panificare, incontrarci soprattutto come esseri umani. Ci troviamo nella città di Nichelino, quindi la periferia sud di Torino, un territorio di periferia che patisce in particolar modo la crisi alimentare, la crisi abitativa, la crisi economica in generale. E noi cerchiamo di dare il nostro contributo affinché tale crisi economica non si trasformi anche in una crisi sociale di aggregazione. Questo pane che viene prodotto con i grani antichi di Stupinigi, quindi con un lavoro attento anche sulla filiera affinché il pane che arrivi sulle tavole sia un pane di qualità. Questo lavoro viene svolto per incoraggiare le famiglie del territorio a impastare insieme a noi e poi a consumare questo pane ogni domenica. Un pane che arriva ancora caldo, un pane che è caldo non soltanto per via della cottura nel forno a legna, ma perché è caldo appunto di questo spirito, di questa umanità che vorremmo provare a trasmettere alle persone. E allora questa enciclica credo che abbia cambiato un po' tutti noi volontari e volontarie di Stupinigi, facendoci mettere in gioco in un senso di interconnessione tra gli esseri umani e l'ambiente ecologico.